L'iniziativa di domenica è finalizzata attraverso il rilascio di questo patentino della salute a sensibilizzare la popolazione sulle patologie metaboliche, che sono delle patologie silenti, non danno sintomo, non danno dolore, ma sono estremamente rischiose e pericolose e quindi spesso vengono sottovalutate dal paziente e quindi non curate, ma poi non risparmiano l'esito finale, che è drammatico, perché l'esito di una patologia metabolica non curata si risolve con un ictus o con un infarto. Il medico di base per noi è fondamentale, infatti colgo l'occasione di questo nostro, di questa nostra conversazione per ringraziare i medici di base del territorio, che svolgono eccellentemente il loro lavoro e ci collaborano in maniera, devo dire, assolutamente disponibile, in quanto sono i primi ad essere interessati alla prevenzione territoriale delle patologie diffuse e quindi sono quelli che poi, una volta che il paziente è stato inviato da noi e ha svolto il trattamento riabilitativo per un periodo di tre mesi e mezzo, viene rinviato al medico di base, che dovrà continuare questa attività di cura e di attenzione nei confronti delle patologie metaboliche per portare il paziente a non sviluppare la patologia finale dell'ictus e dell'infarto. E su questo devo dire che ho trovato nel territorio una risposta assolutamente disponibile e professionale da parte dei colleghi della medicina territoriale.